Oggi vi invito a immergervi in una delle più affascinanti e profonde tradizioni della fede, l'Assunzione di Maria Santissima in cielo. Nel corso dei secoli, questa meravigliosa storia ha ispirato milioni di cuori e ha dato vita a un legame indissolubile tra la spiritualità umana e il divino. Prima di iniziare, ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente. Un grazie dal profondo del cuore. Narra la tradizione che al transito della Beata Vergine erano presenti tutti gli apostoli, eccetto San Tommaso. Ma come la sua mancanza di fede nella risurrezione di Gesù gli aveva permesso di mettere la sua mano nel costato del Salvatore, così ora la sua assenza era stata disposta da Dio perché gli apostoli potessero constatare l'assunzione della Vergine. All'arrivo di Tommaso, gli apostoli gli furono attorno, raccontandogli il beato transito della Madonna, e quando egli espresse il desiderio di vederla ancora una volta, sia pure nel sepolcro, tutti gioirono perché dava anche ad essi l'occasione di rinnovare il loro doloroso, ma pur amoroso addio alla madre. Si recarono quindi tutti insieme al sepolcro, ma invece del corpo di Maria trovarono rose e gigli, dai quali emanavano fragranze ineffabili di paradiso. Maria, l'arca santa, il tabernacolo del Verbo fatto carne, era stata dagli angeli assunta in cielo. Questa è l'origine della festa odierna, che è una delle più antiche in onore della Santissima Vergine. L'Immacolata Madre sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Così, Venerabile Pio XII, il 1 novembre del 1950, proclamava il dogma dell'Assunta. Maria, quindi, trionfa oggi in cielo della triplice vittoria del Figlio suo. Gesù ha trionfato del peccato, della concupiscenza e della morte, e la Santissima Vergine Maria, associata al trionfo del Figlio, canta oggi la vittoria sul peccato per la sua Immacolata Concezione, la vittoria sulla concupiscenza per la sua virginale maternità e la vittoria sulla morte per la sua risurrezione e gloriosa assunzione in cielo. Amen. Se questo racconto ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e metti un like. Ciao e a presto!